Una volta setacciata e purificata tramite il procedimento Diamant, la granella di sughero viene mescolata con un agente legante e con speciali microsfere conformi al contatto alimentare. La miscela così ottenuta viene distribuita dentro stampi individuali specifici per ciascuna dimensione di tappo. Il passaggio in forno permette di ottenere già un tappo grezzo con peculiari proprietà in termini di elasticità e permeabilità. Dopo 4 giorni di riposo, i tappi passano alla rettifica dimensionale. Il loro diametro viene regolato tramite una levigatrice. Con una rifilatrice sono tagliati alla lunghezza desiderata e, infine, viene fatto uno smusso sulla testa secondo la tipologia. Il passaggio successivo consiste nella verifica dei tappi a livello di dimensioni, proprietà meccaniche e sensoriali, per poi essere sottoposti alla cernitrice ottica che elimina automaticamente eventuali tappi difettosi con l'ausilio di telecamere in 3D. I tappi vengono successivamente marchiati, lubrificati ed imballati per essere spediti in tutto il mondo. Gli Altop, destinati ai liquori, sono sottoposti al processo di arrotondamento e di assemblaggio delle teste.